Buonasera, benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale. Iniziamo con l'emergenza coronavirus. Aumenta il numero dei contagiati rispetto ai giorni scorsi. Sono 2.500 in più. A comunicarlo è il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la quotidiana conferenza appunto dedicata all'emergenza coronavirus. Qualcuno sta sollevando polemiche infondate in merito ai tamponi, prosegue il presidente. Stiamo seguendo i protocolli come indicato. Siamo la regione che ha fatto in assoluto il maggior numero di tamponi in tutto il paese, proprio seguendo quanto indicato dai massimi istituti sanitari. Dunque non tollero polemiche. Continuiamo ad occuparci ovviamente di coronavirus, pensioni anticipate e pagamenti scaglionati, proprio per evitare assembramenti e lunghe code, quello che accade nelle poste. Vediamo i dettagli nel servizio. L'emergenza coronavirus sta cambiando le nostre abitudini, tutte. Nemmeno il ritiro della pensione sarà più come prima. Basta lunghe file in attesa del proprio turno, basta ressa agli sportelli. Ciò che conta adesso è evitare assembramenti per ridurre il rischio di contagio. Proprio per tale ragione, Poste Italiane informa che il pagamento delle pensioni sarà anticipato rispetto alle canoniche scadenze e verrà suddiviso in più giornate. Per contrastare la diffusione del Covid-19, come viene chiamato, c'è stato un accordo fra INPS e le autorità nazionali e Poste Italiane per permettere il pagamento delle pensioni del mese di aprile in anticipo, anziché pagarlo come era normalità i primi giorni del mese, e sono state anticipate le pensioni al 26 di marzo. Quindi da domani, e le modalità sono state anche cambiate utilizzando uno scaglionamento per cognome. Mi permette due consigli o due cose a cui attenersi. Innanzitutto, chi è titolare di conto corrente postale, chi è titolare di libretto postale o di carta PostePay Evolution, dove hanno l'accredito della pensione. Non è necessario venire all'interno dell'ufficio postale, ma poter utilizzare gli strumenti automatici Postamat per poter ritirare in totale tranquillità e in qualsiasi orario della giornata i propri soldi. Qualora non fosse possibile o ci fosse la necessità di venire all'interno dell'ufficio postale, alcune avvertenze. Innanzitutto, rispettare in maniera rigorosa l'ordine alfabetico, dopodiché all'interno dell'ufficio postale sarà possibile entrare una sola persona per volta e secondo il numero degli sportelli attivi. Un altro strumento che abbiamo messo a disposizione proprio per gestire questa emergenza sono il rafforzamento, per esempio, del sito di Poste Italiane www.poste.it, dove è possibile avere tutte le informazioni necessarie in termini di quali sono gli uffici aperti, in che orari è possibile andare e anche un numero verde appositamente istituito per chi non ha la possibilità o non vuole andare attraverso internet. Il numero verde è 800 00 3322, dove un percorso guidato dà le informazioni necessarie a qual è l'ufficio postale in prossimità al luogo di residenza più vicino aperto e anche dà le indicazioni di qual è il giorno in cui lui o lei potrà entrare in ufficio postale a ritirarsi la pensione. Ovviamente si ricorda, dato che sono persone anziane, che è importante uscire il meno possibile, quindi lei diceva rispettare l'ordine alfabetico, soprattutto evitare di recarsi in posta per operazioni banali, se evitabile non uscire di casa, insomma. Assolutamente sì, il miglior comportamento lo possiamo avere stando a casa, se non è necessario venire in ufficio.
E ora la cronaca. La Guardia di Finanza ha notificato due ordinanze di chiusura per altrettante attività e si sta muovendo per abbassare la saracinesca di un terzo esercizio. Nell'ambito dei controlli seguiti alle recenti ordinanze di emergenza che vietano espressamente qualunque forma di assembramento e di somministrazione di alimenti, le Fiamme Gialle sono intervenute a Saronno, Caronno Pertusella e Cislago. Nella città dell'Amaretto i controlli hanno riguardato una tabaccheria nella quale quattro clienti al bancone risultavano accalcati e indifferenti alle norme sulla distanza minima di sicurezza tra persone. A Caronno Pertusella la Guardia di Finanza è entrata invece in una pizzeria kebab dove al momento della verifica il titolare era intento a servire un avventore. A Cislago invece galeotta fu la colazione. In una tabaccheria infatti un cliente in sosta per le sigarette ha approfittato dell'occasione per ordinare cappuccino e brioche. Comportamenti comuni, quotidiani e semplici, sicuramente dettati dalla buona fede, ma in quest'epoca di emergenza coronavirus non possono ovviamente essere tollerati. Ed ora l'economia. Camera di Commercio è pronta a dare il massimo per sostenere il tessuto economico del territorio. È la promessa del presidente Fabio Lunghi al centro di una lunga intervista che sarà trasmessa da Rete 55 questa sera alle 21.30. Eccone per voi un'anticipazione. Oggi noi abbiamo ancora come massima priorità salvare le vite umane, curare le persone, proteggere i più deboli, ok? E questo deve essere chiaro e assolutamente indiscusso. Dopodiché, non crede però che viste le prospettive economiche che lei stesso ci ha appena sottolineato e ricordato, non sia forse saggio da parte della politica che decide optare per una possibile ammorbidimento delle misure, cioè una riapertura, seppur parziale, di una parte di quelle attività che nel giro di pochi giorni si sono sentite dire adesso chiudete? Io credo che in questo momento, come sempre, la salute viene prima di tutto, ma in questo momento sia indispensabile calibrare bene le prossime mosse, perché ci sono attività, io penso a tutto il settore del comparto del turismo, della ristorazione, del commercio di vicinato, che sono veramente in grossissime difficoltà. Io, se le devo dire, il timore più grosso che ho è che il 30-40% di queste attività rischiano di non aprire se si protrarranno ancora le chiusure, e sarebbe una tragedia incredibile. Il fatto è che non è facile, io mi metto anche nei panni di chi deve prendere queste decisioni, non è per nulla facile perché ci sono ancora dei rischi sanitari importanti. Bisogna comunque ragionevolmente pensare nelle prossime settimane fare un piano di riaperture programmato che, qualora il contagio prosegua in questo percorso verso che tutti ci auguriamo continui, verso una diminuzione, e quindi le terapie intensive saranno più libere, ci saranno meno problemi a curare i pazienti, dovrà necessariamente essere messo in campo. Mi permetta di aggiungere due cose. Io sono ancora scioccato dalle affermazioni di un ministro per il Mezzogiorno che dice che dovremmo sostenere anche il lavoro nero, che, del quale il Mezzogiorno è ricco, perché trovo che una persona del genere non solo non sia degna di dover fare il ministro, ma non sia degna neanche di rappresentare una parte di elettorato che l'ha votato, perché qua parliamo con imprese che si sono fatte un mazzo tanto nella vita, scusate la terminologia, ma il periodo è quello che è, mi passerà anche questa terminologia, per essere sempre in regola e lavorare come si deve. Sentire un ministro della Repubblica che dice una cosa del genere è aberrante. Ed ancora la cronaca: trovato in possesso di 17 dosi di cocaina, denaro in banconote di vario taglio e due telefoni cellulari, è stato arrestato. È accaduto ieri a Fermo, al lavoro i carabinieri, nei guai un trentenne marocchino disoccupato e pregiudicato. L'auto dell'uomo è stata fermata per un normale controllo, ma il trentenne alla vista dei militari è sceso dalla vettura scappando a piedi e gettando nel giardino di un condominio un involucro di plastica. Il fuggitivo è stato raggiunto e una volta fermato ha tentato di divincolarsi spingendo i militari. I carabinieri hanno dovuto procedere alla sua immobilizzazione forzata anche utilizzando lo spray urticante. L'uomo è stato perquisito, è stato recuperato l'involucro di plastica abbandonato durante la corsa e per il marocchino sono ovviamente scattate le manette. Cambiamo ora argomento. Rete 55 è media partner di Scelgo il Territorio, iniziativa regionale che intende sostenere i piccoli produttori locali, consegnando bontà a chilometro zero direttamente a casa nostra. Vediamo come.
Se è vero che dalle situazioni più difficili è bene ricavare almeno un lato positivo, le restrizioni che hanno costretto molti di noi alla vita casalinga potrebbero portarci a riscoprire il valore aggiunto delle nostre zone. Quello che ha a che fare con la natura, il verde, il paesaggio, i frutti della terra e gli animali. Nasce con questo obiettivo l'iniziativa Scelgo il territorio, che vede Rete 55 nelle vesti di media partner e che è promossa da Regione Lombardia in collaborazione con tante realtà produttive locali. A queste, tante altre aziende, ora dopo ora, si stanno aggiungendo. In buona sostanza, gli abitanti potranno ricevere direttamente a casa tante squisitezze a chilometro zero. Frutta, verdura, carni, salumi, formaggi e tanto altro, tutto prodotto da piccole realtà dell'area prealpina. Ai consumatori interessati basterà visitare il sito scelgoilterritorio.it. Il ricavato non andrà solo a beneficio dell'impresa locale, ma anche all'ospedale per l'acquisto di materiale sanitario e dispositivi di protezione. Una piccola impresa tessile di Casorate Sempione converte la sua produzione proprio per realizzare delle mascherine. Vediamo i dettagli nel servizio. Mascherine, ma anche gel disinfettanti e respiratori polmonari. L'emergenza coronavirus ha fatto esplodere la richiesta di questi prodotti, tanto preziosi quanto ormai introvabili. In tutta Italia si allunga l'elenco di aziende che decidono di riconvertire la loro produzione per rispondere alla crescente domanda di tali prodotti. Tra queste anche una nota impresa tessile di Casorate Sempione che da qualche giorno ha avviato la produzione di mascherine che in parte verranno distribuite tra i casoratesi. Sono mascherine in tessuto, lavabili a 60 gradi e utilizzabili fino a 100 volte. Sono mascherine che hanno ottenuto la conformità al decreto legislativo 17 marzo del 2020, insieme all'articolo 16.2, che praticamente consente all'azienda di produrre mascherine di cui c'è un bisogno disarmante nel nostro paese. Non ce ne sono mai abbastanza. Loro riescono a fare circa 10.000 pezzi al giorno, per cui è uno sforzo non indifferente, anche se hanno ordinativi per centinaia di migliaia di pezzi, per cui si sono offerti di darci una mano a noi e alle aziende del territorio, perché non possono vendere loro a privati, a farmacie, cose varie, perché hanno un'esclusiva con chi ha preso la produzione, però per i cittadini casoratesi e per le aziende del territorio, quindi che hanno fatto richiesta, possono da contratto fornire direttamente le mascherine. Alcune mascherine saranno distribuite gratuitamente ad anziani e fasce deboli della comunità. Per tutti gli altri casoratesi il costo sarà di soli 2 euro. Vengono date una parte che hanno donato al comune e il comune le ha date a tutte le attività commerciali aperte gratuitamente e vengono poi distribuite alle persone, alle fasce deboli. Quindi anziani, persone che hanno malattie, persone in difficoltà, vengono distribuite gratuitamente. Per tutto il resto della popolazione abbiamo attivato questo servizio di prenotazione attraverso un link che si apre un format dove si scrive il numero dei componenti della famiglia, l'indirizzo e quante mascherine vogliono, perché abbiamo deciso di, giusto per non ingolfare la produzione dell'azienda che deve servire anche noi, di fare 2 mascherine a componente. A distribuire le mascherine ci penseranno dei volontari. Abbiamo attivato una rete di volontariato che consegneranno le mascherine a casa. Anche qui abbiamo fatto una chiamata alle ACMI e abbiamo ottenuto la risposta immediata di oltre 30 persone che assieme alla Protezione Civile consegneranno le mascherine a domicilio. A Casorate, prosegue il sindaco, anche un'altra azienda si è riconvertita per produrre mascherine. Ce n'è un'altra che mi hanno contattato, che stanno già producendo mascherine, sono in attesa di avere anche loro questo tipo di certificazione che non è proprio così semplice da avere, però la stanno ottenendo e stanno già nel frattempo producendo anche loro
migliaia di pezzi al giorno perché la richiesta è veramente importante e quindi tutti sono attivati per cercare di rispondere a queste richieste. Parte questa sera dopo le 19:30 un nuovo quotidiano targato Varese Mese, ve lo presentiamo nel servizio. In questi giorni sentiamo tutti un po' il bisogno di aria fresca, chiusi nelle nostre case o costretti a uscire con la mascherina, per i più fortunati che non sono ammalati, abbiamo bisogno di respirare. E allora Varese Mese ha deciso di aprire una finestra televisiva e di invitarvi tutti sulla nostra terrazza per dei dialoghi costruttivi. Sì, perché così come è doveroso che ci siano testate informative, quali i telegiornali che raccontano la terribile cronaca quotidiana, noi pensiamo anche sia giusto offrire a tutti almeno 5 minuti di aria al giorno. Ecco quindi che dal lunedì al venerdì alle 20:05 su Rete 55 inviteremo di volta in volta, virtualmente visto il periodo, il nostro ospite del giorno. Di che cosa parleremo? Beh, non possiamo né vogliamo ignorare quello che sta accadendo, ma seguendo quella che è la linea editoriale di Varese Mese, come sempre, più che sul problema in se stesso, noi preferiamo concentrarci sulle possibili piccole, grandi soluzioni. Ecco allora che, anticipando il filo conduttore di aprile della nostra, che è una testata di approfondimento, inizieremo a parlare di come affrontare e superare i terribili momenti che stiamo vivendo. In una parola, ci occuperemo di resilienza da tanti punti di vista: lavorativa, personale, spirituale, territoriale, finanziaria, educativa, culturale e molto altro, da come nutrirci a come trovare conforto in questi giorni nella natura. Allora, tutti i giorni noi vi aspettiamo sulla nostra terrazza con le interviste di Varese Mese per prendere tutti assieme una boccata d'ossigeno. Come da tradizione, nelle serie TV più famose, anche Rete 55 sperimenta la formula dell'intreccio. Domani alle 23:30 le strade di Cineamando e di 55 a Canestro dunque si incroceranno per parlare proprio dei migliori film dedicati al basket. Il crossover è un termine molto usato nelle serie televisive che nascono da un'origine comune e poi si dividono lungo filoni diversi, salvo poi incrociarsi di tanto in tanto in qualche episodio che vede insieme i protagonisti delle diverse serie. Succede anche a Rete 55, radice comune di due format apparentemente lontani, 55 a Canestro e Cineamando. Il primo, curato e condotto da Diego Marturano, in onda tutti i martedì alle 23, è un approfondimento espressamente dedicato al basket. Il secondo, guidato da Matteo Inzaghi, si rivolge espressamente agli amanti del cinema, nonché ad appassionati di regia e recitazione. Ebbene, per una volta le due trasmissioni si incontrano e uniscono le forze per parlare dei film dedicati alla pallacanestro. Un match a colpi di citazione che ricorderà alcuni dei titoli più significativi, dal cartonesco Space Jam all'originale He Got a Game, dal giovanilistico Voglia di Vincere all'emozionante Glory Road, e poi tante altre pellicole che trattano la palla a spicchi e i giganti del parquet in maniera diversificata, sia per il valore metaforico dello sport, sia per il racconto di una sfida che ha fatto storia. Prossimo appuntamento venerdì, ore 23:30, a Cineamando. A tutti buongiorno dal Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori. Oggi spesso nuvoloso al mattino e anche in serata, ma durante il giorno qualche schiarita soleggiata. In serata possibilità di piogge anche sulla fascia di pianura e neve sugli Appennini. Temperature senza variazioni, con valori inferiori alle medie del periodo e massime comprese tra 5 e 9 gradi. Con la prima parte del nostro telegiornale abbiamo terminato, dalle sigle, poi la pagina sportiva. Tra poco.